Questo è il secondo video in cui trattiamo la vita del beato Giustino Russolillo, dal titolo Dalla culla all'altare. La narrazione che inizia in questo momento riguarda l'infanzia e l'ingresso in seminario. Tutti i genitori, come sappiamo, sono depositari di un progetto divino che li trascende, così pure ogni vita che nasce manifesta nell'evolversi del tempo la grandezza di un disegno misterioso, ineffabile e insistente, luminoso e oscuro. Non si riesce a comprenderlo facilmente, però chi riesce, seppur in parte lo ama, adoperandosi per attuarlo, in obbedienza alla voce della coscienza, sperimenta la carezza di Dio, che addita Cristo Signore, nel quale l'uomo si trova se stesso e vede dispiegata la sua altissima vocazione. Come nel caso dei coniugi Russolillo, che onoravano la presenza di Dio con la semplicità di una vita cristiana esemplare, virtù tanto importante perché un bimbo, con l'aiuto del Signore, possa crescere, come leggiamo nel Vangelo, in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Perciò papà Luigi e mamma Giuseppina portarono subito il loro bambino al fonte battesimale. Era il 19 gennaio 1891. Pianura si era rivestita di un manto tutto bianco per la straordinaria ed eccezionale nevicata. Un paesaggio davvero molto suggestivo. Nessun altro simbolo, come il candido e insolito ornamento del borgo, poteva prefigurare meglio il reale splendore dell'anima di un bimbo appena battezzato, lucente riflesso di Cristo, che ama intrattenersi con i puri di cuore. A riguardo, un pregevole aforisma del beato Don Carlo Gnocchi dice: «Com'è bello giocare con la neve, quando è pulita e bianca!» Anche Gesù gioca volentieri con le anime dei bimbi, quando sono bianche e pulite. La neve caduta formava un ammasso compatto, per cui non era facile spalarla. Ci pensò papà Luigi ad aprire un varco tra gli splendidi muraglioni di neve. Lo aiutarono alcuni amici del vicinato e così fu consentito il passaggio del piccolo corteo diretto alla chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Nel libro dei battezzati 1885-1893 della parrocchia San Giorgio Martire in pianura leggiamo: l'anno 1891, il D 19, dal parroco Orazio Guillaro è stato battezzato Giustino, nato il 18 gennaio 1891 da Russolillo Luigi e Giuseppina Simpatia, domiciliati in via Sampuchi. Padrino fu Giuseppe Russolillo, fu Luigi. Poi segue la firma del parroco Orazio Guillaro. E il Signore, difatti, cominciò a giocare volentieri con l'anima bianca di quel bimbo. L'ingresso di Giustino nel mondo fu annunciato in modo mirabile. A riguardo già abbiamo riportato la bella deposizione della sorella Carmela, teste al processo diocesano sulla vita e virtù del fratello. La tradizione popolare ci riferisce altri particolari. Prima che nascesse, ricorda Don Mario De Rosa nei suoi primi cenni biografici raccolti dalla viva voce dei paesani e pianura, si era gravemente ammalato il sacerdote Don Salvatore di Fusco, confessore e direttore spirituale molto ricercato. La notte
nella quale si attendeva il decesso del peissimo sacerdote, avvenne un prodigio. Cosa successe? Egli vide la Madonna accanto al suo letto e la sentì dire: «Non aver paura, tu guarirai, perché oggi nasce a pianura un bambino che chiameranno Giustino e sarà una gloria della Chiesa Cattolica». Difatti il sacerdote guarì. Avendo saputo della nascita di un bambino in casa Russolillo, egli volle fare visita alla famiglia. Genitori contenti presentarono il bambino. «Ma come l'avete chiamato?» domandò Don Salvatore. Risposero: «Giustino». «Allora è lui», disse tra sé il reverendo, che subito informò i genitori della visione notturna. In seguito, egli stesso, grato alla Vergine, fece dipingere un quadro raffigurante la scena. I progetti divini non si portano avanti da soli. Un figlio è sempre una benedizione di Dio e come tale va accolto e protetto. La provvidenza mise accanto ai genitori di Giustino tre zie paterne, Richetta, Michelina e Giovannina. Quest'ultima in particolare era insegnante di scuola elementare, intellettualmente abbastanza preparata perché visse per molto tempo presso la casa dello zio, il canonico Giovanni Scherillo, insigne umanista di fama europea a quel tempo e docente di letteratura latina all'Università di Napoli. Illustri educatrici tutte e tre erano sempre pronte a seguire il loro piccolo nipote, che si mostrava dal canto suo pio, studioso e riservato, e faceva intravedere la vocazione al sacerdozio. Giustino, come era Giustino? Giustino era un bambino vivacissimo. La vecchia santina brillava il fuso. Egli lesto l'acchiappava e girava: «Sta tesora, sta tesora». Biascicava la buona donna: «Sta tesora, sta tesora». Il napoletano dice: «Sta calmo», insomma, questo. Egli continuava nel suo divertimento fino a che santina, infastidita, aggiungeva: «Madonna mia, pigliatilla». E Giustino di rimando correggeva: «Pigliatella». È facile la traduzione in italiano: «Pigliatelo, accoglielo in paradiso», insomma. Stava quieto solo quanto poteva fare il prete per le anziane casalinghe, che si sdebitavano insegnandogli il ricamo e l'uncinetto. In cucina non gli importava il meglio o il peggio, cercava soltanto di scansare le patate. Evidentemente non gli piacevano. Nel 1896, all'età di 5 anni, fece la prima comunione. A 10 anni, 17 marzo del 1901, fu cresimato nella parrocchia di San Giorgio Martire da Monsignor Michele Zezza, allora vescovo di Pozzuoli. Il parroco Don Orazio Guillaro era un sacerdote zelante e molto esigente nello studio del catechismo, per cui fu certamente un premio per Giustino l'essere ammesso così presto all'Eucaristia. Evidentemente intelligente e studioso come era, secondo Rachele Marrone, più grande di lui di 4 anni, poi diventata suora vocazionista, Giustino dovette assimilare bene il compendio della dottrina cristiana. Fu proprio questa giovane a chiedergli cosa avrebbe voluto fare da grande. Giustino rispose con prontezza: «Il prete». Rachele non fu da meno e soggiunse: «Io sarò suora, verrò a confessarmi da te, ma non vorrei penitenze pesanti».
Il futuro confessore non l'assicurò tanto, si accontentò di poche imposizioni, qualche quaresima a pane e acqua, 15 posti di rosario al giorno. Parole ingenue di un ragazzino, in qualche modo però, dobbiamo dire, preludio di una vita austera e decisa nel perseguire il bene. Quando l'amico Ciro Varchetta partì dal seminario, i familiari, salutandolo dal balcone, piangevano, mentre lui, già in carrozza con destinazione Pozzuoli, con affanno si asciugava le lacrime. Giustino, il piccolo Giustino, il ragazzo Giustino, alquanto meravigliato, rivolgendosi al neoseminarista, disse: «Ma perché piangi? Potessi andarci anch'io». Desiderio accordato dal cielo. Fu chiaro dai primissimi anni che Giustino non era fatto per una professione, egli aveva una missione e i segni che l'annunciavano non mancavano ed erano evidenti a molti. Tra queste persone c'era sua nonna Giuseppina Scherillo, che impazientita perché alcune donne facevano proprio una credenza popolare secondo cui le creature giudiziose vivono poco, ecco, e sgridava le impertinenti dicendo: «Ve lo dico io dove stava questa creatura, stava nel talento di Dio». E non si sbagliava, fratelli. Dio aspettava anche lui nel seminario. Difatti, il soldatino di Cristo vi entrò a 8 mesi dal conferimento della cresima, precisamente il 18 novembre 1901. Lì a Pozzuoli, quindi nel seminario di Pozzuoli, lo attendeva la commissione esaminatrice, che lo ammise direttamente alla seconda ginnasiale. Uno degli seminatori, e lo ricordiamo, il canonico Alfonso Colonna, ogni qualvolta riandava alla scena della vivacità, della prontezza con la quale Giustino rispondeva alle domande, non poteva fare a meno di esclamare: «Non mi è mai capitato un caso simile». Gioirono non pochi i genitori, ma in modo particolare Don Guillaro e la zia Giovannina, suoi esperti e affezionati maestri. Quando Giustino partì per seminario, in famiglia erano già 7 i figli. Solo Francesco, però ormai quindicenne, poteva dare un aiuto all'economia domestica, collaborando con il padre nel settore edilizio. Sebbene i coniugi Russolillo si trovassero, diciamo, in condizioni economiche abbastanza buone rispetto a tante famiglie di pianura, beh, qualche ristrettezza era più che comprensibile, tenuto presente il numero dei figli. Essa affiorò maggiormente allorquando il Papa Luigi, sorvegliando i lavori di riparazione del municipio di Pianura, cadde dalle impalcature e riportò gravi lesioni in tutto il corpo. Fu proprio a seguito di detto incidente che per il resto della vita purtroppo camminò claudicante. Quel ricco figlio, come mamma Giuseppina chiamava il suo prediletto Rambollo, quel ricco figlio rimase tale. Nessuna cosa al mondo doveva impoverire il progetto di Dio su di lui, neppure la passeggera contingenza economica. La provvidenza si servì del barone Zampaglione, uomo molto generoso. Questi però in primo momento, ecco, sollecitato da mamma Giuseppina per una compartecipazione
alla retta del seminario, additando con il capo il piccolo Giustino, rispose: «Vado a fare il calzolaio». La madre, delusa, guardando il figlio in lacrime appena sulla strada, se lo strinse al petto e esclamò: «Non temere, mamma ti manda ugualmente in seminario, anche a costo di impegnarsi gli occhi». Grande cuore di madre. Successivamente però intervenne Monsignor Michele Zezza, grande amico del barone, e questi volentieri promise di pagare la metà della retta. Ogni mese, infatti, puntualmente, versava lire 15. Ci troviamo all'inizio del Novecento, quindi al resto provvide la famiglia. Giustino, superata la paura di dover lasciare il seminario, non perdeva tempo. Il profitto scolastico era un fuoricorso nei saggi mensili. Superava brillantemente tutti gli esami, suscitando l'ammirazione degli esaminatori. Aveva, questo è un bel aneddoto, aveva appena 17 anni quando fu promosso a pieni voti all'esame di maturità classica presso l'Istituto Statale Umberto I di Napoli. Uno degli esaminatori, meravigliato della precisione e della prontezza delle risposte, commentò: «Peccato che si faccia prete». L'esito brillante della prova rallegrò ulteriormente il padre, perché gli furono restituiti gli importi pagati per l'esame. Papà Luigi godeva per le doti intellettuali del figlio. Anzi, proprio per questo, cedendo al desiderio comune di ogni genitore di vedere i propri figli sistemati nel modo migliore possibile, osò interpellarlo circa l'invito di una società belga che operava in zona. L'azienda, avendo saputo del profitto scolastico del giovane Giustino, era disposta ad assumerlo come impiegato. Al padre, che gli comunicava la richiesta, Giustino rispose con un netto rifiuto. Perché? Perché doveva essere sacerdote. Il dottor Domenico De Simone, compagno di studio e in seguito suo medico curante, ha lasciato scritto: ad una intelligenza non comune accoppiò una volontà di studio ed una costanza a fare del bene in ogni occasione, tanto da essere considerato il primo fra gli ottimi. Rimase memorabile il successo riportato da studenti di teologia nell'esordire la prima volta nel panegirico su San Luigi, recitato nella cappella del seminario, alla presenza del vescovo, che lo lodò per la grande disinvoltura e dottrina. Per il vicario generale dell'epoca, Monsignor Antonio Cerasuolo, non fu difficile presentare alla Concistoriale di Roma anche in nome di Giustino, tra quelli che si distinguevano nel seminario. Nel fascicolo delle visite apostoliche della Curia Vescovile di Pozzuoli, negli anni 1905-1911, troviamo questa nota: «In teologia meglio si distinguono per pietà, disciplina e vogliatezza», un termine che si usava allora, «e vogliatezza nello studio, i giovani teologi Cofaniello e Russolillo». Anche da piccolo Giustino spiccava per la sua pietà e per la scrupolosa osservanza della disciplina. L'amore verso il Signore andò sempre procredendo,
Sua madre e la zia Giovannina hanno più volte rivelato che Giustino era molto attaccato alla preghiera e ai sacramenti. Il suo svago preferito era costruire altarini, fare da predicatore, promettendo dure penitenze quando sarebbe stato confessore. Suor Immacolatina Marrone, che io ho conosciuto, questa suora, attesta: mia sorella Rachele, più anziana del servo di Dio di 4 anni, che ebbe modo di avvicinare Don Giustino nell'adolescenza, mi riferiva che egli era molto vispo, intelligente e studioso, frequentava spesso la chiesa e varie volte espresse il desiderio in quell'età di diventare sacerdote. In seminario, alla scuola di 2 ottimi sacerdoti, Don Procolo Limoncelli e Don Antonio Cerasuolo, morti in concetto di santità, Giustino condusse una vita penitente e umile. Si confessava ogni settimana. La delicatezza d'animo e la riservatezza erano 2 perle preziose serenamente vissute. È bello l'episodio che segue, indicativo. Fortunato Peluso, suo prefetto di Camerata, poi diventato sacerdote, stendendo un giorno la mano per accarezzarlo, gli disse: «Mi vuoi bene?» Giustino, con abile movimento del capo, evitò quella carezza e rispose: «Dobbiamo voler bene in modo particolare solo al Signore». Don Fortunato ricordò quella lezione per tutta la vita. Don Giuseppe di Fusco, che fu nel gruppo dei primi ragazzi della congregazione nascente, ricorda: «Ho sentito dire che il servo di Dio, durante gli anni del seminario, emise il voto di purezza e sono sicuro che vi tenne fede perché nel modo di parlare e di agire dimostrava di aver raggiunto una maturità nel dominio dei sensi». Del resto bastava sentirlo parlare di castità per convincersi di ciò. Era stimato un angelo per il suo comportamento irreprensibile. La conferma è data dallo stesso Don Giustino, che nella sua agenda del giorno 16 maggio 1932 scriveva: «Tu ti obbligasti a non secondare nessun amore sensibile». E poi precisa: «Notte di Natale nella cattedrale di Pozzuoli», e continua: «emettendo il voto di castità facesti questa promessa per fiancheggiarlo, anno credo», dice lui, 1902-1903. Don Ludovico Caputo, direttore generale emerito, nella stessa pagina del volume annota: «Ammirevole questa rivelazione del piccolo Giustino che a 12 anni, immaginate, a 12 anni emette il voto di castità. Da questa sua esperienza sarà derivata poi la pratica inculcata a tutti i vocazionisti di fare la totale oblazione la notte di Natale e il Venerdì Santo».